Buonasera, Gioele Magaldi, presidente del Movimento Roosevelt, e buonasera agli amici che ci seguono. Ciao Gioele. Ciao Marco. Allora, Gioele, ci sentiamo Abbiamo oggi, è lunedì 12 agosto e sono giorni a dir poco caldi, nel senso che abbiamo visto che siamo in piena crisi di governo. I primi scricchiolii seri si sono visti sul voto per la von der Leyen come presidente della Commissione europea. Perché appunto il Movimento 5 Stelle si è sentito tradito dal voto della Lega, poi però dopo il voto sulla TAV c'è stato lo strappo. Salvini aveva annunciato che qualora qualcuno avesse votato contro la TAV non ci sarebbero più stati i presupposti per governare e al voto appunto negativo, contrario del Movimento 5 Stelle, ha voluto consumare questo strappo. Cosa sta succedendo adesso nel governo e come lo leggi? Quali sono gli sbocchi possibili di questa situazione? Ma sulla vicenda del voto alla von der Leyen, trattandosi di personalità tedesca e non olandese, mi pare che appunto i 5 Stelle erano rimasti male, ma la Lega a sua volta è rimasta male per un voto che ha visto insieme i 5 Stelle a PD ad altre forze, no? Che poi è la metafora in fondo dell'andamento di questo sedicente governo del cambiamento, cioè l'uno rimprovera all'altro svariate cose. Io credo che la situazione sia molto molto feconda, ma anche confusa. Noi siamo passati nel giro di pochi giorni da un Salvini che asseriva di voler andare da solo alle elezioni, dopo appunto lo strappo con il Movimento 5 Stelle, ad un Salvini che adesso sta ragionando di alleanze non solo con Fratelli d'Italia, ma addirittura con Forza Italia, con Berlusconi. Noi abbiamo potuto vedere, osservare, no, non senza qualche divertimento, Matteo Renzi che dopo aver impedito ad inizio legislatura un'alleanza del PD con i 5 Stelle e aver dichiarato che piuttosto insomma sarebbe morto senatore solitario ed eremitico che vedere una prospettiva del genere, oggi invece quasi quasi no, cerca i modi per trovare, cerca mille modi per trovare un accordo con i 5 Stelle, addirittura dice di voler inghiottire la riforma per il taglio dei parlamentari, poi si espone addirittura agli sganassoni di Grillo, il quale in un comportamento senza capo né coda, no? Nel momento in cui si sta cercando di formare questa strana maggioranza che manterrebbe la legislatura in piedi per tagliare i parlamentari, per fare la finanziaria, per evitare l'aumento dell'IVA, per fare non so che cosa. Mentre appunto Di Maio respira perché Renzi arriva, anche se fa insomma assume un atteggiamento paludato, e poi arriva Grillo con l'accetta a dare bastonate. Insomma, c'è molta confusione, o meglio, sicuramente c'è una grande incoerenza in tutta questa classe politica, no? Abbiamo scoperto in fondo queste cose, la pubblica opinione italiana le ha scoperte già nei mesi del 2018, fondamentali per la formazione del governo giallo-verde. Nella campagna elettorale 5 Stelle e Lega avevano fatto a gara nel delegittimarsi, nel demonizzarsi, e poi, come ritenemmo anche giusto dal nostro punto di vista, trovarono un accordo, un contratto di governo che aveva anche delle parti inaccettabili, liberali, eccetera, ma comunque con alcune buone indicazioni. Noi del Movimento Roosevelt più volte abbiamo tifato perché il governo del cambiamento fosse davvero tale, no? Perché dall'atteggiamento muscolare si passasse ai fatti concreti, perché non ci si limitasse ad abbaiare, ma si mordesse, perché addirittura abbiamo suggerito
che si potesse a un certo punto, di fronte agli atteggiamenti e alle ostruzioni dell'establishment politico-mediatico italiano ed europeo nei confronti di questo governo, con il ricatto dello spread sempre presente, addirittura abbiamo suggerito che ci potesse essere un volontario, no, stacco della spina da parte dello stesso governo giallo-verde, del governo Conte, con un'alleanza 5 Stelle-Lega che in nome di quel cambiamento chiaramente maggioritario nelle aspirazioni degli italiani si presentasse poi unito a nuove elezioni in uno scontro abbastanza plastico ed evidente, no, tra coloro che volevano magari negoziare nuove modalità di gestione della politica economica italiana rispetto all'Europa e rispetto a poteri forti e marci, e tutti quelli invece che da Berlusconi al PD ad altre frattaglie politiche italiane, no, si opponevano a questa prospettiva, essendo semmai epigoni di questa cattiva governance dell'Italia, di tutta la Seconda Repubblica. E questo non è accaduto, cioè alla fine noi abbiamo avuto un governo giallo-verde che è tornato con le pive nel sacco dopo aver strutturato una manovra finanziaria molto timida che prevedeva un 2,4 di deficit, di spesa in deficit per fare cose tutto sommato abbastanza irrilevanti. L'avevamo detto che le cose preventivate non avrebbero comportato un aumento significativo del PIL, no? Cioè, se si vuole trasgredire rispetto alle norme di Maastricht, no, e in generale ai parametri dell'austerity, dell'eurotecnocrazia e del mainstream politico-mediatico italo-europeo, bisognava osare, bisognava immaginare, al di là di quale fosse il numero del deficit, massicci investimenti in infrastrutture, in grandi, medie e piccole opere, un drastico abbattimento delle aliquote fiscali, no? Quindi un qualcosa di importante. Questo avrebbe comportato sia un aumento del PIL e quindi avrebbe preso il problema dall'altro punto di vista, cioè nel rapporto debito-PIL, se tu aumenti parecchio il PIL, il rapporto del debito o del deficit muta perché aumenta il PIL, semmai, no? Se tu ti preoccupi invece di ridurre le spese, ridurre gli investimenti pubblici, ridurre tutto quello che movimenta l'economia, certo che non hai, come dire, ansie nella dimensione delle spese, ma l'economia ristagna e quindi, come è accaduto in tutti questi anni in cui da Monti a Renzi e Gentiloni l'austerity è stata imperterrita, non hai se non una diminuzione costante del PIL e un aumento comunque del debito, nonostante tutto il rigore dei conti che fai. Quindi questo governo giallo-verde è arrivato comunque alla vigilia delle elezioni europee dello scorso maggio in uno stato confusionale in cui si continuava a prospettare un cambiamento che sarebbe dovuto arrivare e che però non arrivava. Non arrivava perché non c'erano i presupposti perché arrivasse. E abbiamo assistito ad elezioni europee in cui tutti quanti, non soltanto gli avversari, diciamo, all'opposizione, ma anche il Movimento 5 Stelle, avevano nella Lega di Salvini un avversario. In fondo, il Movimento 5 Stelle nel corso delle elezioni europee insomma, è stato forse più aspro nei confronti della Lega di quanto non fossero altri, no? Eppure erano un alleato di governo. Quindi una stranissima situazione, no? Un governo del cambiamento che non aveva cambiato granché, un grande però investimento di speranze più che nell'appannatissimo Movimento 5 Stelle, deficitario su vari aspetti, un grande investimento di speranze sulla Lega di Salvini, che infatti alle europee, nonostante questa caccia alla volpe generale nei confronti di Salvini, alle europee comunque ha un buon risultato. E a quel punto devo dire Salvini ha assunto un atteggiamento adeguato, no? Perché ha detto: non voglio rimpasti, non voglio, non chiedo di cambiare, diciamo, i termini, i rapporti di forza nel governo, non voglio tesaurizzare in alcun modo
questo ribaltamento nei rapporti di forza reali tra Lega e 5 Stelle, vorrei fare delle cose, no? E per fortuna, no, dicemmo noi, nel senso che le cose, anche per colpa della Lega di Salvini, non erano state fatte. La timidezza non era solo dei 5 Stelle, era anche della Lega. No, su questo gli vorrei fare una domanda. Prego. Il Movimento 5 Stelle è un po' che sembra aver smesso, un po' perso la via rispetto a quello che era lo spirito suo iniziale, rispetto proprio all'idea di cambiamento, dal voto sulla von der Leyen al adesso parlano, ogni volta che sento parlare esponente del Movimento 5 Stelle mi sembra sentir parlare appunto il PD parlando di coperture, come dobbiamo fare il taglio delle tasse. D'altra parte si sono focalizzati sul taglio dei parlamentari, che in realtà è in piena narrativa neoliberista, cioè in una situazione di deficit democratico, invece di rilanciare i processi politici, in realtà si pensa di svalutare ancora di più la politica stessa. Invece Salvini a un certo punto, proprio in questa fase, è sembrato dire: no, noi vogliamo fare di più, noi vogliamo essere il governo, proprio l'ha detto dopo lo strappo, che rilancia l'economia tramite politiche espansive e tramite il taglio delle tasse. Ora però, come dicevi, sembra fare occhiolino a forze come Forza Italia, che in realtà questa direzione non sembrano averla, anzi, sembrano essere una rassicurazione verso quell'Europa tecnocratica. Allora, giusta questa così, tua osservazione, questa tua serie di osservazioni. Chiudendo il ragionamento che facevo prima, vengo alla risposta a questa tua valutazione. In realtà il Salvini, quindi, post elezioni europee, dichiara anche, questo l'abbiamo ritenuto molto importante, dichiara che a questo punto i temi economici devono diventare quelli più caratterizzanti di questo governo e anche della sua stessa azione. Dopo aver insistito molto sul tema immigrazione, su come contenerla, su come gestirla in termini collegiali con gli altri paesi europei, dice Salvini all'indomani delle elezioni europee: adesso bisogna che su temi economici noi facciamo molto di più. Questo lo abbiamo ritenuto molto importante e giusto. Ora, la rottura con il Movimento 5 Stelle arriva su un fatto formale, che è quello del voto sulla TAV, no? un atteggiamento così un po' ondivago del Movimento 5 Stelle, che prima, insomma, chiaramente induce anche il premier Giuseppe Conte, no, a dichiarare si va avanti sulla TAV, ma questo scatena nel territorio piemontese interessato, nell'area no TAV, un'accusa di tradimento a quei 5 Stelle che erano stati negli anni invece contrari all'opera. Poi però nel Movimento 5 Stelle si pensa di potersela cavare con una sorta di ipocrisia, cioè sapendo che comunque il voto in aula avrebbe visto favorevole le forze d'opposizione, loro comunque non si presentano, non votano, fanno, cioè c'è una situazione che ha fatto saltare la mosca al naso di Salvini. Tu dici: Salvini all'indomani di questa rottura dichiara di voler essere appunto in futuro a capo di un governo del sì, di un governo che quindi instauri un nuovo corso economico con investimenti importanti e con una politica post-keynesiana e con il taglio significativo delle aliquote fiscali, partendo dalla flat tax o da una sua declinazione anche magari parziale, che di questo finora si è parlato, e poi però dici: ma come, cerca una sponda in Berlusconi? E beh, qui dobbiamo un attimo offrire, proprio noi rosveltiani dobbiamo essere capaci di dire le cose come stanno, no? Mentre tutti la raccontano in termini propagandistici e manipolatori, noi rosveltiani abbiamo quasi una mission, che è quella di demistificare l'altrui retorica, no? Anche quando ci sono simpatici o guardiamo con simpatia a qualche personaggio, e ci sono tante simpatie che si possono avere per Salvini, che è il più vivace e interessante degli attuali attori politici, però bisogna anche poi raccontare le cose come stanno. E come stanno le cose? E Salvini ha un problema strategico ed uno tattico. Nell'immediato, no,
nel momento in cui lui stacca la spina al governo giallo-verde e chiaramente ci sono molti interessi convergenti di vari soggetti a non andare a elezioni, e che deve fare Salvini? Deve regalare Forza Italia a Berlusconi, che in questo Parlamento comunque ha una presenza significativa, al fronte di coloro che remano contro, cioè che vogliono bloccare l'eventuale andata al voto imminente? Perché questo è il punto vero, no? Cioè, se avrai fatto caso tu, come i nostri ascoltatori, spettatori, che in questi giorni da parte dell'ambiente berlusconiano si è adoperato il bastone e la carota con Salvini, cioè c'era magari un Sallusti che bastonava sulle televisioni Salvini, e poi c'era il servizio su Rete 4 che invece bastonava Di Maio. Stavano trattando, no? Cioè, il punto vero quindi è che, e questo è un rischio chiaramente, no? Il punto vero è che se Salvini avesse detto faccio la Lega contro tutti, no? Quindi rifiuto, come in un primo momento aveva affermato, non faccio alleanze, andiamo a votare, punto, beh, può darsi che si sarebbero saldati gli interessi perché nel PD, come sappiamo, Zingaretti ha interesse ad andare al voto perché vuole liberarsi di quel 70% al Senato e 60% alla Camera di parlamentari più o meno di area renziana. Ma Renzi, non, per Renzi significa la definitiva morte politica andare alle elezioni in queste condizioni. Si illude il povero Renzi che, costituendo, magari avendo qualche mese in più, potrà costituire il suo partitino, ma in realtà sto partitino, glielo possiamo dire sia in termini politici che astrologici, avrà un risultato molto, molto misero, no? I sondaggi lo accreditano al 2%, insomma, secondo me sono anche generosi, ma voglio dire, però Renzi sta armeggiando in questo senso. Allora, è chiaro che i 5 Stelle stanno armeggiando in questo senso, no? Perché sappiamo, 5 Stelle lo fanno con ipocrisia, mettendo avanti l'idea molto importante che il taglio dei parlamentari dovrebbe essere una cosa assolutamente prioritaria, ma se si va a votare quello, poi c'è bisogno di un anno circa, no? Quindi, Salvini avesse detto no, io non tratto con Berlusconi e per un'eventuale alleanza, Berlusconi avrebbe fatto parte di questo grande circo di coloro che non vogliono andare a votare. Quindi c'è una mossa tattica. Bisognerà vedere poi, perché guardando le cose più in prospettiva, qual è il punto? Anche alle ultime elezioni Salvini era presente col centrodestra. Solo che adesso, adesso abbiamo un Berlusconi col cappello in mano che va da Salvini dicendo quando la Lega era al 4% noi siamo stati generosi, speriamo che ci sia. Quindi oggi bisogna che i cittadini elettori lo capiscano. Una cosa è raccogliere il consenso, purtroppo, con il livello di moralità politica attuale, una cosa è raccogliere il consenso, una cosa poi è governare con chi si governa. C'è un'assoluta spregiudicatezza che consente impunemente a un Renzi che aveva detto mai e poi mai accordi con 5 Stelle, che oggi vorrebbe fare un accordo con 5 Stelle per un governo istituzionale che, diciamo, temporeggi. Abbiamo appunto un Salvini che di tutti, ripeto, è il più interessante, il più valido, no? del tutto sommato, ha qualcosa da dire, no? Nella fasia complessiva, che un giorno prima dice no, io vado da solo, e il giorno dopo inizia a trattare con Forza Italia, ma anche perché c'è un'anima della Lega, direbbe mio padre Sergio, che c'è un'anima della Lega profonda, che è anche quella del nord, quella che vuole le autonomie in Lombardia e Veneto, che è favorevole da sempre ad un accordo con Forza Italia. C'è anche una valutazione complessiva, cioè un'alleanza, la Lega da sola o la Lega con soltanto Fratelli d'Italia, sarebbe anche più facile da definire, da demonizzare come un'alleanza di ultradestra, fascista, neofascista, no? Noi viviamo in questa narrazione assolutamente allucinata, per cui
sostanzialmente passa per centrosinistra un coacervo di posizioni che sono iperconservatrici e reazionarie sul piano economico, con qualche spruzzatina di attenzione ai diritti civili, e viene demonizzata come fascista un coacervo di posizioni che sono semplicemente, come dire, in uno stato magmatico di trasformazione, cioè è vero, insomma, voglio dire, è vero, la Meloni non è nulla di così, sentivo qualche commento anche sui giornali stranieri, ma la Meloni non è altro che il lascito di quello che è stata una parte dell'Alleanza Nazionale, cioè qualcosa che è stato ampiamente sdoganato già alla cultura democratica. Poi può piacere o non piacere, insomma, no? Sicuramente ci sono cose che non ci piacciono, ma non è questo il punto, insomma, no? E la Lega di Salvini non è un partito neofascista o la destra estrema, il pericolo, arrivano i barbari che evoca quello. Non è questo il punto vero. Il punto vero è che noi rosveltiani, semmai, a noi rosveltiani piacerebbe che magari il PD e la Lega, che sono, diciamo, le forze più significative dei due schieramenti, no? I 5 Stelle ormai hanno dato prova di una sorta di cupio di soldi. Io spero che Di Maio venga accompagnato presto alla porta, insomma, no? Perché davvero le ha sbagliate tutte, continua a sbagliarle tutte, ma in attesa che i 5 Stelle recuperino un minimo di coerenza, di congruenza politica, si liberino anche di questi pessimi testimoni al sindaci, la Raggi, l'Appendino, insomma, che ne hanno fatte e non fatte di tutti i colori. Ma insomma, sarebbe molto bello uno scenario politico in cui il PD e la Lega facessero a gara a dire, per esempio, noi vogliamo fare un'alleanza con il nascente partito che serve all'Italia, no? Perché il partito che serve all'Italia ancora non è nemmeno costituito giuridicamente, è un progetto politico, no? Che ha visto alcune persone convergere. Ma capiamo che il retaggio che c'è dietro, che è un retaggio in gran parte anche rosveltiano, è un retaggio che dal punto di vista del PD significherebbe andare diciamo, sulla traiettoria indicata a Milano dal convegno nel segno di Olof Palme, Carlo Rosselli e Tommaso Sankara, e quindi significherebbe ridare una voce, una narrativa coerente a un centrosinistra, no? Ridare alla parola progressista un senso nel solco del socialismo democratico e liberale, limpido di alcuni grandi antecedenti. E dal punto di vista della Lega sarebbe una sorta di bagno salutare, no? Rigeneratore, di liberazione da qualunque etichetta di destra reazionaria, neofascista o diciamo retriva, cioè sarebbe quello sdoganamento di cui la Lega sicuramente avrebbe bisogno. Ecco, ma questo è uno scenario probabilmente futuribile. Oggi la bassa cucina politica italiana offre delle pietanze molto più modeste. Quali Ecco, sono tu. queste pietanze? Sono la problematica che è comprensibile. Il povero Salvini dice che qui mi mettete all'angolo, comunque, peraltro, forse con un po' di coraggio e lungimiranza in più, ma Salvini non è nemmeno da solo, no? Deve fare i conti anche con altre persone, magari più pavide di lui, no? Ma con un po' di lungimiranza in più, stare da solo contro tutto un fascio, ecco, usiamo la parola fascio in questo senso, tutto un fascio di posizioni conservatrici che gli avessero detto no, noi blocchiamo tutto, non andiamo a nuove elezioni, probabilmente gli avrebbe fatto schizzare i consensi al 70%, ma ci vogliono quei famosi attributi, no? Che andavano dimostrati anche a suo tempo nel negoziare il deficit con Juncker, che non sono stati dimostrati allora. No, quindi Salvini ha bisogno di crescere, bisogna dirlo, il ragazzo sta studiando, perché le mosse ultime sono tutte quante buone, ma probabilmente non ha studiato abbastanza, per un verso. Per altro verso potremmo dire che c'è anche comunque l'aspetto machiavellico della situazione. Cioè, intanto oggi
Forza Italia non si è unita, no, ai nemici della prospettiva delle elezioni, domani si vedrà. Tutto sommato, in questo scenario magmatico italiano, ci può anche stare che ci si mette insieme per motivi tecnico-elettorali e poi dopo, come è accaduto nel 2018, si va con coloro che sono con noi. Prima Noi di tutto. rosvertiani, che non siamo lo PSAI, che non siamo il partito che serve all'Italia, e del partito che serve all'Italia però chi ne fa parte anche per rosvertiani, insomma, dovrà parlare anche di come muoversi rispetto a questa accelerazione, ma ne parleremo in un'altra sede, in un altro contesto. Ma noi rosvertiani non possiamo che prepararci a questo scenario con la prospettiva che tra i candidati al Parlamento e tra i programmi vi siano persone e idee che appartengono alla nostra, diciamo, Ecco, matrice io ideologico-programmatica. su questo vorrei, poi ti faccio l'ultima domanda, poi magari andiamo a chiudere anche, ma come Movimento Rosbalt, quindi non come PSAI, io sono coinvolto in quel percorso, ma oggi, non essendo costituito, ed essendo questa una sede diversa, è inutile parlarne. Guardando invece a sinistra, è interessante come forse quel 40 e più per cento di persone che non hanno votato, per esempio, le europee, potrebbero essere un elettorato che si è accorto che l'attuale sinistra, fatta da personaggi sinistri, in realtà sia una forza conservatrice che poco ha a che vedere con i valori e gli ideali di appunto chi si identifica in un'ideologia progressista. Possibile che a sinistra non si riesca a creare una proposta politica che riesca a coniugare da una parte delle istanze programmatiche di carattere economico post-keynesiano che siano volte davvero a creare giustizia sociale, lavoro, crescita e che magari oggi appartengono più al mondo della Lega in un certo senso. Oggi dal punto di vista economico direi che più, perlomeno nelle parole o nelle enunciazioni di alcuni esponenti, sembra più progressista la Lega di queste forze conservatrici di sinistri. Possibile che non ci sia nessuno che riesca a, con, a co, nessuna forza, nessun esponente che riesca a coniugare una visione progressista dell'economia con una proposta progressista rispetto ai diritti sociali e civili. Possibile che non si riesca anche magari a contaminare quel mondo in qualche modo. Questa è la scommessa del movimento Roosevelt, no? Chiaramente, metapartitica, e questo potrebbe essere una delle vocazioni dello PSAI. Il problema è, caro Marco, è che la gente è pigra. La gente è pigra e perché questo accada, tu dovresti avere parecchie persone che si mettono in gioco, che acquisiscono tessere dell'uno o dell'altro cosa e che si convincono a militare. Le persone invece preferiscono molto più semplicemente quando si creano alcuni iniziano lo sport che è quello di cercare di farsi candidare, diciamo i notabili, no? Cioè, cercano di farsi candidare. Gli altri si mettono con le mani giunte e indirizzano le proprie preghiere sull'uno o sull'altro per ottenere qualcosina. Pochissimi si preoccupano del bene complessivo del paese, hanno una lungimiranza. Quindi il problema, come sempre, non è della classe dirigente. Io credo che la classe dirigente italiana è lo specchio della scarsa maturità civica e politica del popolo italiano nel suo complesso. Mi dispiace dire questo, ma nel popolo italiano ci sono tantissimi che si lamentano, pochissimi che sono disposti davvero a mettersi in gioco e a dare un contributo fattivo. Tutti attendono qualcosa da qualcun altro, pochi sono disposti a dare, molti sono soltanto pronti a prendere e non prendono nulla perché poi questi colossali investimenti, no? Fiduciari. Pensiamo a quello che ha investito il Movimento 5 Stelle, pensiamo anche a quello che oggi investe la Lega. Se non cambiano alcuni presupposti, gli uni sono stati già sbugiardati, delusi, e gli altri lo saranno. Già qualcuno inizia a essere un po' perplesso e deluso e questo Salvini diciamo, glielo dovremo far capire pubblicamente e privatamente, ma insomma, Salvini
dovrà mettere in conto che comunque un'alleanza elettorale con Forza Italia, insomma, forse gli consentirà di andare alle elezioni in tempi rapidi, ma qualche voto glielo toglierà. Perché alcuni, non si dire tante di queste persone, erano disposte comunque magari a votare una Lega partito sui generis, no? Libero dalle connotazioni destra-sinistra, no? Qualcosa di nuovo che assume. Ma è una Lega incardinata nel vecchio centrodestra, insomma, per molti diventa non votabile. Quindi, voglio dire. Siamo ancora dentro il vecchio gioco, cioè alla fine le categorie centrodestra e le categorie centrosinistra, dove qualcuno disperatamente cerca di è anche divertente, no? Tutti questi che iniziano a dire: no, ma in fondo il Movimento 5 Stelle ricorda un po' D'Alema quando, dovendo far cadere Berlusconi e dovendo presentare la Lega come simpatica, la Lega di Bossi che faceva cadere Berlusconi. Iniziò a dire che in fondo la Lega era una costola della sinistra. Ecco, oggi qualcuno tenta di dire che il Movimento 5 Stelle è una costola della sinistra, che quindi è normale, ma qui in realtà noi non siamo mai usciti dalla Seconda Repubblica. Ecco, diciamoci la verità: il governo del cambiamento non ha cambiato una mata minchia, le dinamiche sono sempre quelle. Naturalmente, l'abbiamo detto prima, qualcosa è cambiato a livello di immaginario collettivo, cioè. Gli italiani hanno assaporato l'idea di un cibo diverso e proiettano soprattutto su Salvini l'idea del cuoco che potrebbe cucinare queste pietanze. Ecco, Salvini oggi gode di come oggi vanno di moda i MasterChef, le trasmissioni, no, sui cuochi, la cucina, il cibo. Ecco, Salvini è visto un po' come, no, il MasterChef che potrebbe cucinare, perché gli altri sono proprio disperanti, cioè i loro cibi sono scotti, sono sciapi, sono andati a male. Però non basta questo discorso, cioè, e già questo tornare a una dinamica che non è la Lega da sola, ma è la Lega nel centrodestra, può essere per molti un deterrente. Quindi, certo che quello che dicevi tu è il punto, cioè un soggetto politico che sia progressista tanto sui diritti civili che sui diritti economici. Peccato che non Questa è. ci sia un esponente all'interno di Ma questa questa è la. disgregazione Ma questa. sinistra che proponga, cioè mentre a destra anzi, in realtà non riesce pure Salvini a fare questo connubio, nessuno in quella forza riesce a farlo. Nel Movimento 5 Stelle una persona c'è, devo dire, che Pino Cabras, che io vedo sempre più come una Sì, ma. possibile speranza per il futuro. A sinistra non c'è nessuno che riesca a proporre una prospettiva di questo tipo, se non poi schiacciandosi su temi nazionalisti come magari il buon Fassina, insomma. Ma guarda, io sono pessimista sul breve termine, cioè io credo che questa fase politica, in cui ne vedremo delle belle, sono anche molto divertito. No, è una fase che ancora vedrà rigurgiti di personaggi e comportamenti da Seconda Repubblica, da cui non siamo mai usciti. Ma penso che questo è davvero l'ultimo atto, perché poi dopo saremo incardinati su una nuova prospettiva. Perché? Perché nel frattempo che tutti costoro fanno questo gran teatro, no? Teatro alle volte devo dire anche, insomma, così, per molti mi immagino. Che oggi osservano la scena, c'è anche un po' di disgusto, no? Per certe cose, per le incoerenze, per i voltafaccia, per ipocrisie, per tutto. Però, una volta che saremo fuori da questo teatro, bisognerà rendersi conto che il paese intanto annaspa. Il paese non è. Noi siamo a favore di una misurazione del benessere diverso dal PIL, no? Però. Intanto il PIL è un indicatore che ha un significato e il PIL, nonostante insomma tutte le, non è cresciuto, non è cresciuto né con gli uni né con gli altri, quindi tacciano gli oppositori del governo giallo-verde perché con loro il PIL non cresceva lo stesso e il debito aumentava e la situazione, ma non è cresciuto nemmeno con questi del governo giallo-verde, quindi non dicano in un anno abbiamo fatto, non hanno fatto nulla, cioè tutti i pannicelli caldi. E quindi, siccome il paese ha una crisi importante, e d'altra parte io annuncio
che insomma, mercoledì prossimo a mezzogiorno in diretta su Border Nights ci sarà uno speciale di Gioele Magal vi racconta e parleremo probabilmente anche del back office, di come il back office oggi agisce rispetto a questa crisi italiana. L'Italia continua ad essere il campo di battaglia più importante dello scacchiere italiano, scacchiere, scusami, scacchiere europeo e euroatlantico e probabilmente mondiale. Cioè dall'Italia può nascere una nuova Europa e può nascere persino un nuovo modello di globalizzazione. Quindi, nonostante la confusione, c'è chi si muove con precisione chirurgica e cerca naturalmente di mettere le sue pedine nell'uno e nell'altro schieramento, nei vari, diciamo, soggetti, nei vari gruppi che oggi confusamente si contendono l'osso. Ecco, è qui che bisogna, secondo me, soffermarsi, cioè sul fatto che in ogni caso la situazione italiana è tale che il popolo italiano che ha comunque assaporato nel suo immaginario un nuovo scenario, ha creduto al cambiamento e prima o poi lo vorrà, lo pretenderà, no? E questo è un fatto molto positivo. Dall'altro ci sono comunque forze anche progressiste che sanno di dover svolgere in Italia una battaglia finale per l'inversione di rotta, no? Per riportare il mondo ad una traiettoria democratica. Quindi è su questi presupposti che io inviterei ad un certo ottimismo. Cioè in questo magma, in questo caos, molte persone, quelli che sono destinati a sopravvivere a questo caos, probabilmente saranno rigenerati di una nuova visione, di una nuova attitudine a far politica. Ma devono prima venir meno tutti i vecchi attori, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Grazie Gioele Magaldi e grazie a voi che ci avete seguito. A presto. Grazie Marco, grazie a tutti.